di Malagrotta slitta dal 31 dicembre a marzo del 2012. Intanto la discarica più grande d'Europa segnala evidenti cedimenti. Il presidente del comitato si è rivolto ai carabinieri del NOE denunciando rigonfiamenti abnormi del terreno di discarica, un muretto rapidamente ricostruito dopo aver dato vistosi segni di collasso, fenditure e crateri aperti qua e là. Secondo Sergio Apollonio, dalle foto realizzate è evidente che il terreno è intriso di biogas e percolato. Il presidente della Commissione Sicurezza, Fabrizio Santori, chiede la redazione dei piani di evacuazione per i siti a rischio. Come era prevedibile sul